Bene, buonasera. Grazie di essere ancora qui, visto che è l'ultima relazione. Bene, affronteremo in una maniera coincisa e strutturata l'incompetenza cronotropa nello scompenso cardiaco e il ruolo di questa tecnologia che è esclusiva a Biotronic. Non a caso siamo in un simposio di Biotronic, CLS nello scompenso cardiaco. Bene, allora, a me piace dare la definizione di incompetenza cronotropa come l'incapacità ad aumentare la frequenza in base all'aumentata richiesta metabolica in maniera proporzionale. Chiaramente, tecnicamente, l'incapacità a raggiungere l'85% della frequenza massimale stimata, ma questo è relativo quando c'è polifarmacologia. Fondamentalmente la prevalenza del 72% di incompetenza cronotropa negli assistiti che soffrono di scompenso cardiaco. L'incompetenza cronotropa ha la stessa prevalenza sia negli assistiti che ricevono o meno terapia con beta bloccanti. Qual è il problema della ridotta risposta cronotropa all'esercizio? Non è soltanto una limitazione in termini di capacità funzionale, ma un aumento del rischio di morte improvvisa e di eventi cardiaci. Quindi la regolazione della frequenza è da considerarsi un predittore di mortalità. Ecco perché non è soltanto importante il ripristino della funzione ventricolare sinistra nella terapia di resincronizzazione cardiaca quando questa condizione sia associata a ritardo maggiore di conduzione sinistra, ma anche regolare la frequenza in maniera adeguata. Questo è uno studio randomizzato doppio cieco crossover dove viene valutata la capacità funzionale negli assistiti impiantati con dispositivi con la funzione di diretta responsività on-off. Sulla vostra destra, in alto, vedete come la capacità funzionale in termini di minuti all'esercizio aumenta quando il sensore di diretta responsività è sulla modalità on. Quindi la capacità funzionale all'esercizio fisico valutata con il 6 minute walking test migliora in maniera significativa, come è intuibile capire, negli assistiti che hanno il sensore di diretta responsività attivato. E c'è una relazione lineare diretta nella fase anaerobica di consumo d'ossigeno. In pratica vedete alla vostra sinistra come il cambio nella frequenza cardiaca porti ad un improvement nel consumo d'ossigeno massimo che esprime la capacità funzionale all'esercizio fisico. Bene, questa è la parte relativa ai sensori convenzionali che conoscete benissimo. Adesso abbiamo avuto la fortuna che la collega ha parlato in una maniera egregia della tecnologia CLS, quindi ci andrei più rapidamente. Fondamentalmente questo sensore di nuova generazione consente attraverso degli algoritmi di trasdurre l'impedenza unipolare del ventricolo destro in un indice di contrattilità e di adeguare la frequenza di stimolazione in base al carico, che è un carico di natura dinamica. Quindi vado rapidamente avanti perché altrimenti sarei ridondante. Quello che mi preme qui significare è che questo algoritmo è l'unico che consente di rispettare la variabilità di frequenza cardiaca, di pressione sistolica e diastolica in stimolazione rispetto a al ritmo sinusale, quindi fondamentalmente è un ottimo integratore tra quello che avviene a livello emodinamico in ritmo spontaneo rispetto a quel ritmo stimolato.
Parliamo della CLS nel pacing biventricolare, in assistiti dove in pratica c'è una dipendenza da parte del pacing, perché sono fibrillanti che sono andati incontro ad ablazione del nodo. In questi assistiti questo tipo di tecnologia non dà improvement strutturale sulla capacità contrattile, ma dà una, fondamentalmente una significativa maggiore distribuzione delle frequenze cardiache. Cioè, se vedete il grafico dove è cerchiato, vedete che nel gruppo dove è attivata la CLS la frequenza cardiaca è meglio distribuita, cioè significa in pratica che è più fisiologica. Il beneficio della tecnologia CLS negli assistiti affetti da scompenso cardiaco e anche in un miglioramento della capacità funzionale inquadrata come glassemia. Quindi a un follow up clinico a 3 a 6 mesi sulla destra vedete come questi assistiti, in particolare nel sottogruppo dove sono dipendenti dal pacing, quindi blocco AV in fibrillazione atriale, hanno particolarmente beneficiato della stimolazione CLS in termini di miglioramento della capacità funzionale. Questo perché fondamentalmente attraverso una modifica fisiologica del carico lavorativo del cuore, attraverso la CLS vengono ridotti i segni di scompenso cardiaco e migliora la portata cardiaca e quindi di converso di la glassemia. Questo è un altro lavoro che ci dimostra come nei pazienti affetti da, negli assistiti affetti da scompenso cardiaco sia un miglioramento della classe funzionale. Come ha fatto vedere la collega, non parliamo soltanto di un beneficio in termini di glassemia, ma anche di un beneficio in termini di riduzione della fibrillazione atriale in più del 50% rispetto ai sensori di diretta responsività. Quali sono le conclusioni? Quindi arrivo alla fase finale, questa è l'ultima slide, dove possiamo dire che la CLS ha promettenti risvolti negli assistiti affetti da scompenso cardiaco. Sicuramente migliora la glassemia in un setting particolare, anche la frazione di eiezione, ma studi aggiuntivi servono per capire quale sia il valore aggiunto alla CRT, oltre a quello che vi ho appena esposto, perché alcuni dei benefici della CLS vengono mascherati dal pacing biventricolare. Vi ringrazio dell'attenzione e dell'interesse. Grazie. Grazie, colleghi. Anche...